Con Mario Ferrandini avevamo già parlato in passato dell'Under 19, stasera parliamo dell'Under 17, credo ti faccia anche piacere perché l'annata si è conclusa con l'Interzona a Pontinia in Lazio e insomma credo sia stata una bella esperienza e il giusto coronamento di un'annata. Sì, abbiamo fatto una full immersion nell'architettura razionalista dell'epoca post-fascista, è stata un'esperienza interessante. Ora, a parte l'aspetto architettonico, è stata un'esperienza veramente molto molto interessante. Per quanto lo sia stata da un punto di vista tecnico, direi che la parte predominante è stata quella da un punto di vista umano. È una cosa che le ragazze si ricorderanno sicuramente per sempre, e anch'io ho scoperto cose di loro che, standoci magari in maniera marginale durante allenamenti infrasettimanali, non avevo ancora scoperto. È stata veramente una bellissima esperienza e una sorpresa continua. Ottimo. Senti Mario, te parlando prima di questa Interzona hai detto che questo è un gruppo nato addirittura durante il periodo del Covid. Ha posto molto l'accento sull'aspetto gruppo che ha caratterizzato queste ragazze. Sì, è stata un po' tutta la linea che ci ha accompagnato negli ultimi due anni, diciamo, del Covid. Anziché sfaldarsi come hanno fatto molte squadre, ci siamo ancora più compattate, siamo stati molto uniti, non si è perso nessuno e questa è stata un marchio che ci ha accompagnato durante il campionato, cioè la compattezza della squadra, al di là dell'aspetto tecnico, del talento, del fisico, credo che la parte squadra sia quella predominante rispetto a tutte le altre qualità tecniche. Senti, parlando di Interzona, parla un po' di risultati, a parte con Campobasso all'esordio che era nettamente più forte, poi insomma c'è stata anche un po' di sfortuna, diciamo, perché le cose sarebbero potute andare anche meglio. Sì, io probabilmente ho fatto l'errore di prenderla un po' troppo come un premio, come un aspetto, diciamo, premiante. La seconda partita è stata persa veramente male per episodi veramente sfortunati e qui parlavo dell'errore contro Pesaro. Allora, faccio un brevissimo excursus. Abbiamo giocato un Campobasso e lì non ce n'è per nessuno, credo anche a livello nazionale si farà valere. A sentire gli addetti ai lavori, credo che sarà fra le prime due squadre d'Italia, o primo o secondo, forse Campobasso o Rei, è una squadra veramente forte in tutti i reparti. La ciliegina sulla torta è Quinones, che gioca in quintetto base al Campobasso, ha chiuso il campionato di A1 con 9.5 punti di media, perché è una giocatrice veramente forte a tutti i livelli, figuriamoci anche a 17, quindi fisicamente e tecnicamente non l'abbiamo mai viste. La seconda parte era quella, diciamo, del premio, andata all'Interzona, passava solo una, e ce la siamo giocata contro Pesaro e probabilmente lì troppo fair play alla fine, perché una decisione arbitrale, un po' la bollezza nostra che ci siamo fatti rimontare in più 10 in 3 minuti, un po' l'ultimo fischio dell'arbitro che su un tiro palesemente da 3 punti, un punto di svantaggio, non si è sentito fischiare il fallo sulla tripla e ha dato subito una rimessa, e il giorno dopo lo stesso arbitro ha detto ecco, ci ho riguardato, ecco perché fair play forse è stato eccessivo. Ho riguardato il filmato, avevi ragione, era fallo sul tiro, potevano essere liberi. Dico, ti ringrazio, apprezzo la sincerità, ma per lì dovevo forse incazzarmi un po' di più, ecco. Però la partita è finita così. La terza partita è stata abbastanza semplice, contro Catanzaro abbiamo vinto con grande facilità, abbiamo giocato veramente bene. E al di là dello spessore dell'avversario, mi piace sottolineare il fatto che l'abbiamo presa molto seriamente, cioè è stata una partita non lasciato talmente andare, ecco, non abbiamo fatto la Juventus della situazione, ma abbiamo giocato con grande serietà fino all'ultimissima partita. Senti Mario, quando parlerà con Alessio Ciona a fine stagione, gli dirà che qualcuno, oltre a quelli che già gravitano nella prima squadra, è pronta per fare il salto? Ma io credo che ci sia, al di là delle tre che già si allenano con noi, e anche io vorrei sottolineare una cosa, che la giocatrice al momento più rappresentativa, che è Sara Casini, il nostro play, è arrivata all'Interzona in condizioni non proprio perfette, cioè fasciature prima di ogni partita, antidolorifici e così via, per cui abbiamo giocato senza Casini. Non avrebbe cambiato niente a livello di primo posto in Campobasso, ma poteva fare tutta la differenza del mondo contro Pesaro. A parte questa nota, volevo dire che oltre le tre giocatrici che già conosciamo, che sono Casini, Fiaschi e Chelini, ci sono altre giocatrici interessanti, io le brutto fare noi, ma secondo me è una squadra che potrà fornire del materiale interessante anche in futuro a Coach, sicuramente.